scorreggiato. Viene nel video. Assaggio così io di più. Ma già è finito. Claudio, viene nel video. Certo viene nel video. Scorreggiato viene nel video. Certo, tutto messo. Compagno. No, Giuseppe, vuoi farlo in tre colpi, come vuoi tu? Dipende se è buono. È buono. Oh, vi spiego una cosa, qui tutti lo bevono caldo, non si beve caldo, si beve freddo, ragazzi. Io ho l'allergia, scusa. Però per se arriva il cibo cinese, mi fate il video che assaggio il cibo cinese. Ma perché gli hanno preso questo? E che so? Apri, 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 apri. No, sashimi, che cavolo. Ma già è qua, compa. Cioè ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo dal cinese all you can eat. Cioè un giapponese, no? Un giapponese è fusion. E questo è il power bank che io uso in Cina ogni giorno. Che bello. Mi piace? Bello. Lo vuoi? Non si mangia, no? Sto video lo metto. Perché dammi sul cellulare. E allora un buon salve dal William del futuro. Ieri sera con dei miei cari amici siamo andati a mangiare all'all you can eat giappo cinese, diciamo. Ho provato a fare un video, però l'alcol ci aveva pervaso l'anima, il corpo, e quindi farò dei commenti durante il video per spiegare alcune cose. Serata molto divertente, molto rilassante. È la prima volta che vado con questi amici a mangiare asiatico qui in Sicilia, e quindi ho voluto fare insieme a loro la valutazione di alcuni piatti, diciamo, tipicamente cinesi. Vai, facci sognare, Willy. Facci sognare, Willy, mio zio, può dire. No, tu. Vai, Willy, facci sognare. Allora. Quanti ne prenotiamo, Gigino? Zuppe antipasti. No, allora. Zuppe con bambole e zuppe, perché tu ne una testata. Ma come antipasto. Vai, vai, fai i fagiolini, tu. Ma che no, e dammi, non lo prendo. A fagiolino. Sicuro. Primi piatti, allora, vediamo. Rice. No. Qui fanno schifo, ma lì sono buonissimi in Cina. La fine proprio. Quando. Raga, ma non c'è una cosa cinese questo menù. Dai, combambare. Riso cantonese, allora. Riso pinole e ananas. No, no, riso cantonese no, comba. Ma in Cina non esiste riso cantonese, si chiama riso alla Yangzhouese. E non è buono. No, è buono. Spaghetti soia Abby. Comba, manco niente, non c'è niente di cinese lì in mezzo. Comba, gamberi arachidi non esiste. Pollo alle mandorle non esiste in Cina. Spring roll esiste, lo prendiamo uno. No, comba. Sappiamo. No, no, prendi. Ma pasta neanche uno, queste di soia, cosa, non sono pasta. Allora, dim sum, da questo qui è di Hong Kong, dai, prendiamo questo qua, dai. Non c'è un piatto cinese, dai. Hai ravioli forse sì. Qui, ma proprio questi pane commenti coniglio. Li puoi fare mentre non c'è quello che già ci odia come pane. A me la piglio una pasta di soia a me, anche sì, se non è cinese. Allora, c'è no. Aspetti, il riso pinoli, il riso cantonese lo prendo. Prendiamo questo qua allora, gli asai li prendo. E la birra, prendiamo una birra. Ciao Fabrizio. Però... Fabrizio, questa è per te. Fabrizio, questa l'ha prenotata per te. Ma fai un po' di montaggio o c'è tipo 10 minuti del tuo orecchio nel video? Ma non ho capito, te ne vai. Aspetta, prima c'è il video della Kirin. Abbiamo ordinato una Kirin birra top per, secondo me, per il barbecue. Cosa ne pensi di questa birra? Barbecue. Lo sai che se io sono più basso di te nel brindisi, ti sto rispettando. Ah, ah certo, giusto. Sì, eh. È buona questa. Ancora non vedo piatti cinesi qua. Ok, sono arrivati i piatti un po' cinesi.
Allora, assaggiamo il riso alla cantonese, che è il piatto più gettonato nei ristoranti cinesi, no? Italiani. Piselli, uova. Perché sto riso buoneno? Non lo so. Troppo o troppo poco? È buono, ma purtroppo in Cina non esiste, quindi... Come ti sembra, Giulio? Cinese. Cinese. Ma si vede, no? Viene o la pasta o tu. Vai, vai. Oh, il brocco mi fa schifo, non lo so. E c'è ancora il brocco. Come, che ne pensi? Accettabile, però è un sapore cinese un pochettino. Allora, io sinceramente non so quale sia l'obiettivo di questi all you can eat, perché si trovano sempre questi udon che forse sono più una cosa giapponese. Sono molto ignorante, diciamo, in materia. Sono molto più ferrato sui piatti cinesi del nord-est della Cina. Tuttavia, come si evince anche dal video, il sapore comunque è asiaggiante. C'è un qualcosa di asiatico, solamente che non trovi la potenza e il rilascio di dopamina che trovi quando mangi gli spaghetti quando sei in Cina. Cioè, è un gusto quindi che ricorda l'Asia, ma che accontenta, diciamo, l'occidentale, l'italiano. Secondo me mancano quegli ingredienti che sono tipici in Cina, che ti danno quella spinta in più. Però c'è un piatto buono, molto mangiabile. Tra l'altro, in Cina spesso il riso fritto, gli spaghetti fritti saltati in padella sono quasi delle ricette a volte svuota frigo, come i nostri toast. Cioè, apri il frigo, solitamente rimangono le uova, un po' di carne, metti tutto nel wok, mescoli insieme ed ecco qui un piatto veloce e molto saporito. Allora, qui abbiamo dei ravioli alla griglia, penso di maiale. Ne assaggiamo uno. Salsa di soia. Do dare un voto? Da 1 a? 10. 5. Anzi. Essendo al ristorante proprio lì, sono stato un po' cattivo, ma in realtà comunque ravioli abbastanza buoni, nella media ovviamente. Ora, dopo un giorno, darei un 6. Ovviamente quelli che faccio io, non per aspetto ma per gusto, sono molto più buoni. Quelli che mangio in Cina sono ovviamente incredibili. Ho fatto tanti video sui ravioli, l'ultimo l'ho fatto sui ravioli cinesi alla siciliana, ma ho fatto anche un video in generale sui ravioli, che troverete qui nella scheda qui in alto. Di base è molto semplice: nel nord i ravioli si mangiano bolliti, nel sud della Cina i ravioli vengono fatti al vapore. La Cina è un paese gigantesco, quindi alla fine potrete trovare ravioli al vapore al nord e a volte ravioli bolliti sicuramente al sud. Poi c'è la variante grigliata. Secondo me, non voglio essere ignorante, questa è la mia supposizione, nasce inizialmente come recupero di ravioli avanzati, un po' come quando rimane qui in Italia la pasta e si fa la pasta fritta. Cosa importante: molti cinesi non mangiano i ravioli con la salsa di soia, ma in realtà mangiano i ravioli con l'aceto. Poi una combinazione top sarebbe aceto nero, salsa di soia, peperoncino piccante e un po' di aglio tritato. Quelle gamberetti sono più buone, già si vede, proprio sono decisamente... Questi qui hanno un sapore molto più autentico. Okay. Questi qui hanno un sapore molto più autentico, assaggialo. Di sud della Cina, di Guangzhou, di Hong Kong. Secondo me abbiamo assaggiato un... Ma questo è l'antipasto però. C'è ancora birra, sì. Allora, quello nero già l'hai mangiato. Quello nero? Abituato, cioè, la birra. Sai, il raviolo, sapete? Quei, quella verdura che compri al discount sul gelato, uguale.
questo qui bianco, spero sia un po' che nella rossa di Goya. Sembra Solini, non lo so. E quello rosso... questo era evitabile. Evitabile. Dici, non è vero. Imbroglione. Buono questo? Ma qua c'è pure questo. Solo per quello che ha detto Giulio. Ovviamente il video si potrebbe anche concludere in questo momento, solamente vorrei spendere due parole finali per quello che abbiamo appena visto. Questa secondo me è la parte più importante del video. Ovviamente è stata una cena molto goliardica, ma alla fine è il bello di queste cene. Io non ho nulla di contro questi all you can eat, anzi proprio in questo caso non faccio il nome dell'all you can eat, ma il posto è abbastanza gradevole, l'ambiente anche, i camerieri pure abbastanza gentili, la qualità del cibo è onesta. A me piace molto andare in questo tipo di posti, anche se il mio obiettivo primario è quello di strafogarmi come se non ci fosse un domani. I piatti nel loro complesso sono più che mangiabili, sono buoni, soprattutto negli all you can eat della mia città, che sono di un livello medio alto secondo me. Comunque ovviamente non si potranno trovare i gusti autentici che io trovo in Cina. Anche una persona esperta di cibo giapponese potrebbe anche confermarvi che il salmone non è il pesce crudo prediletto per i giapponesi stessi, ma è una cosa normalissima, perché quando io vado in un all you can eat, in un buffet in Cina, e soprattutto quando vado in un buffet occidentale, tantissimi piatti sono veramente stravolti. Cioè, per un italiano mangiare gli spaghetti che trovi in quel posto è quasi inconcepibile. Quindi è normalissimo. Questi posti si adattano ai gusti proprio dei residenti. Quindi per mangiare cibo cinese un po' più autentico vi consiglio di trovare un ristorante alla carta, dove è possibile trovare cibo cinese un po' più tradizionale. Oppure vi consiglio direttamente, se avete la possibilità di andare a Roma, ma soprattutto a Milano, di visitare proprio i ristoranti veri e propri cinesi. La cosa migliore è andare in posti con all'interno cinesi che mangiano. Questa è la cosa migliore. Un'altra opzione sarebbe andare a Prato, dove c'è la più grande comunità cinese in Italia, se non sbaglio. Ma chi va a Prato in vacanza? Comunque sia, sono un po' affannato perché sto camminando. Il video si conclude in questo momento. Metti un mi piace, iscriviti al canale. Ciao!